io sono molto contento di chiudere la stagione 2014 con una iniziativa che esce un po' dal seminato delle solite, dei soliti appuntamenti che abbiamo in libreria e al museo archeologico, quindi conferenze su novità librarie oppure di carattere storico, ma di concludere con una conferenza concerto. Sì, più in realtà così. Non sarà una conferenza, perché noi parleremo pochissimo. E loro saranno felici. Ascolterete, noi parleremo molto poco. E lo facciamo con i Liliumairis, che sono Serena Fiandro e Andrea Tuffanelli. È già la quinta volta che me lo rammentano. E ci conosciamo da anni, anni. Vorrei sottolineare. Ho già messo le mani avanti giustificandomi con l'Alzheimer, quindi non mi vengono neanche sensi di colpa, e pertanto non rubo altro tempo perché abbiamo tutti voglia di ascoltarli. Lascio la parola, il canto, la musica ai Liliumairis e vi auguro buon ascolto. Grazie. Innanzitutto ringraziamo Italia Medievale e Yakabook per averci ospitati. Oggi vi vogliamo proporre un percorso sicuramente insolito, a cui non siete abituati. Eseguiremo una musica medievale sicuramente distante rispetto a quello che si considera di solito la musica medievale, ovvero il classico cornamuse e percussioni, che ormai è diventato sinonimo di musica medievale, cioè quello che potete sentire abitualmente alle rievocazioni storiche o comunque in contesti di questo tipo. Vi faremo ascoltare della musica che è stata composta per essere prettamente d'ascolto, ovvero musica trobadorica. Si tratta di musica che è stata composta tra il 1100 e il 1200, il Languedoc, però ve lo offriremo in una versione particolare, accompagnata a delle poesie di Petrarca, perché come sapete benissimo Petrarca si è ispirato tantissimo ai trovatori per quella che è la sua composizione poetica. Quindi abbiamo voluto accostare testi molto simili anche per potervi far apprezzare una lingua che non credo che nessuno di voi parli, nel senso che è una lingua che non è molto praticata, e soprattutto vogliamo restituirvi la poesia trobadorica nella sua completezza. Noi tendiamo a studiare la poesia medievale come qualcosa di completamente scollegato dalla musica, mentre in realtà la poesia appunto che è stata composta ai trovatori era poesia composta per essere ascoltata. C'è uno strettissimo legame tra la musica e il testo poetico, e quindi ve lo vogliamo restituire nella sua interezza. Noi iniziamo direttamente e poi siamo qua per voi per tutte le domande. Non faremo una conferenza, vi racconteremo, vi invitiamo però a seguirci in questo viaggio insolito e diverso. Grazie. Spesso me ne pise, se del cus, e non ne vede torre a sire.
is my heart there, the most modest yet. Benedetto sia il giorno, il mese, l'anno, e la stagione, il tempo, il l'ora, il punto, e il bel paese, e il loco onde io fui giunto, da due begli occhi che legato m'hanno. E benedetto il primo dolce affanno, che io ebbi a essere con amor congiunto, e l'arco e le saette, ond'i fui punto, e le piaghe che infine al cor mi vanno. Benedette le voci tante, che io chiamando il nome della mia donna ho sparte, e i sospiri, e le lacrime, e il desio. E benedette sian tutte le carte, ond'io fama l'acquisto il pensier mio, che sol di lei, sì ch'altra non vi ha parte. Is your heart a fire?